Sulla scia delle Dolomiti Friulane di Cividale e Palmanova, anche l'oasi naturalistica montana, compresa tra la Valle Aresia, il Canin e i Musi, è pronta a candidarsi a patrimonio dell'umanità. Il presidente del Parco delle Prealpi Giulie, Sergio Chinese, ci spiega il perché. Ci candidiamo perché naturalmente, oltre ad essere una zona molto importante per quanto riguarda proprio la diversità nel panorama florofaunistico, è naturalmente bello anche per ciò che riguarda sia le catene del Musi, sia la catena del Canin, sia il massiccio del Canin, che sono naturalmente rappresentano degli aspetti particolari, sia per quanto riguarda il carsismo sul Canin, spinto al massimo perché naturalmente è diventato addirittura una meta per tutti i ricercatori europei, sia per quanto riguarda poi l'aspetto antropico della popolazione che insiste. Sappiamo che la popolazione aresiana ha una sua particolarità, per cui anche attraverso il discorso antropico per cui è stato costituito il parco, è una gemma perché tutela questo ambiente. Oltre a noi poi c'è l'abbazia di Moggio e c'è il gioiello di Venzone, per cui è chiaro che bisogna tenere conto anche di questi tre comuni, che sono oltre poi a Chiusaforte, a Resuta e a Lusevra, che compongono il panorama di questi sei comuni che fanno parte del Parco delle Prealpi Giulie, sono delle rarità all'interno del panorama regionale, per cui era giusto che fossero tutti e sei comuni che partecipino a questa candidatura del Parco delle Prealpi Giulie per la tutela del MAB UNESCO, Man and Biosphere, cioè vuol dire l'inserimento di questa particolare entità della biosfera che sia tutelata dall'UNESCO. Guarda caso il logo del vostro parco è la cotornice. Non riusciamo a capire, forse l'assessore è stato mal consigliato, ritengo, per favorire la cacciagione di questa specie d'uccello.